Oh mamma mia, ci siamo! Un'altra truffa del Samsung Galaxy S20 gratis 2 euro. Sì. Un saluto a tutti qui da GoPippo. Ho voluto di nuovo fare questo video perché in rete stanno girando veramente tantissime truffe. Infatti, se avete visto il video dell'iPhone a 2 euro capirete tutto. E mentre ero sul web mi è ricapitata un'altra truffa. A sto giro il Samsung. A parte che è una truffa già vendere un Samsung, anche a 700, 800, 1000 euro. Ecco, come vi dicevo, mi sono imbattuto in un altro problema, il fatto che su Facebook riceviamo tanti link, dove ti portano ad aprire un altro link, che ti porta ad aprire un altro link, che ti porta ad aprire un altro link, che ti porta... Vabbè, basta. E lì vi chiederà di scegliere il vostro regalo che avete vinto in Samsung Galaxy S20. Potreste anche ritrovarvi direttamente una mail che dice da Samsung, direttamente da Samsung, che dice congratulazioni, avete vinto un Samsung. Ecco, in questo link dirà che le vendite del Samsung stanno andando male, quindi hanno deciso di vendervi il Samsung a 2 euro o anche meno, a 1 euro ho visto. E cliccando in questo link verrete indirizzati a un finto sito web di Repubblica dove spiega i motivi per cui vanno male, l'andamento del Samsung va male e quindi lo riceverete a pochi euro. No, no, non funziona così. Leggo direttamente dal forum dove ho trovato dei commenti dove chiedevano aiuto, per esempio di questa signora Anna Maria: aiutatemi per favore, anche a me, come tutte le persone che hanno scritto le chat mi hanno truffato, come faccio a recuperare i soldi? Mi hanno prelevato già 55 euro, aiutatemi per favore, grazie. E come vedete è pieno. Pieno di questi signori che hanno scritto direttamente in questo forum. Erano 54 euro. Ecco, guardate bene, nella descrizione appaiono messaggi tipo PayPal, One, Refer e ti prelevano robe, soldi praticamente. E anche questa rosa a 49 euro. Il sito è pxbjobosj.com. Ecco. Ecco, come nel video precedente, anche qui vi chiederanno i codici della carta di credito per pagare questi 2 euro. Molti ci sono cascati, guardate quanti. Questa addirittura, questa Giuseppina, vengono prelevati 55 euro al mese da blabshop.com col numero. Ecco, per esempio, vi faccio vedere a me che cosa è arrivato. A me è arrivato direttamente tramite messaggio. Christian, questa è l'ultima notifica da parte di Unieuro per confermare il suo terzo posto nella lotteria estiva 22-7. Come fare a capire? Loro si dichiarano Unieuro, ma come fare a capire che si tratta di Unieuro o no? L'occhio più esperto vedrà dal link che non si tratta di Unieuro. Infatti, se vedete, il link è www.bh.life/i515 uguale bla bla bla. Ecco, questo è un sito esterno dove cliccando in questo sito vi porterà in una pagina web dove vi chiederà di inserire dati personali, inserire carte di credito. Ecco, qualsiasi cosa vogliate comprare, assolutamente usate PayPal. PayPal vi garantisce tutto. Quindi se spendete soldi e non ricevete il prodotto, voi li riprendete indietro. La modalità più sicura per comprare ad oggi su internet è PayPal. Quindi non esitate, con PayPal potete andare tranquilli, non avete nessun problema. Vi fate un account PayPal con i vostri dati, chiaramente, e con quello pagate. Se vi chiedono carta di credito, PostePay, vi chiedono l'IBAN della vostra banca. Non comprate, non comprate, lasciate perdere e cercate altrove. Questi siti vogliono solo truffarvi. Ecco, vi faccio vedere un altro messaggio che ho ricevuto, ma a questa volta non è di Unieuro, è di Euronics. Sei uno dei vincitori di Castelnuovo Piemonte, dove abito io, e del concorso Euronics. Seleziona qui il tuo prodotto. Anche qui www.bhglife14i4 no, non mi fregate.
Quindi non cliccate neanche in questi link perché tanto non vincete niente e vi rubano anche le identità, qualsiasi cosa. Addirittura vi chiedono di caricare dati sensibili come la carta d'identità o il vostro passaporto. Vi rubano l'identità in maniera velocissima. Quindi volevo mettervi in guardia solo da queste truffe, non cascateci. E commentate nell'altro video, nello scorso video avete commentato in tantissimi e vi ringrazio del supporto e come sempre mi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così supportiamo questo canale. Allora vi saluto e vi lascio alla prossima, ciao.